La Sea-Watch 3 per 4 giorni ha aspettato a largo le indicazioni delle autorità italiane sul porto dove poter far sbarcare 344 migranti salvati in mare. E così solo stamani l'imbarcazione della ONG tedesca è approdata al porto siciliano di Pozzallo con un carico umano provato da giorni di attesa senza acqua e cibo. Dei 344 migranti, i primi a sbarcare sono state le persone con casi medici, donne e 118 minori, quasi tutti non accompagnati. All'arrivo gli applausi che hanno avuto il sapore di una vittoria della vita sulle tenebre di un passato di povertà e sulle insidie di un viaggio estenuante. Poco dopo le operazioni di sbarco della Sea-Watch 3, a Pozzallo è attraccata anche la Mare Ionio, la nave di Mediterranea Saving Humans. A bordo 92 persone. Anche la Mare Ionio ha atteso a lungo l'assegnazione di un porto dove approdare. Abbiamo dato un ultimatum al Viminale perché è stata una forte richiesta di far valere quello che è il diritto internazionale, quello che è dettato comunque dalla Convenzione di Amburgo, che dice che nel caso di un soccorso in mare il soccorso termina nel momento in cui i sopravvissuti vengono portati in un porto sicuro. Chi non ce l'ha fatta ad arrivare vivo in Europa, si legge sul sito della CEI, sarà commemorato domani mattina con una preghiera ecumenica al cimitero di Armo, una frazione di Reggio Calabria, dove sono state realizzate 140 tombe per dare degna sepoltura a migranti e poveri, molti dei quali rimasti sconosciuti. Non possiamo abituarci che il Mediterraneo da Mare Nostrum diventi Mare Monstrum, mare di nessuno dove si muore per omissione di soccorso, ha affermato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. La morte di queste persone è una grande domanda che impone la ricerca condivisa di soluzioni efficaci e umane, compresa l'apertura di corridoi umanitari a tutela dei richiedenti asilo.